Quindi, quando è incomodo Stefano si fa gli auguri seri, eh? Poi te levi dai coglioni. Sì, sì. Come si fa? Te lo si mette in mezzo? Locciati, ce l'hai locciati? No, ce l'ho. Ti devo trovare locciati. Ti trovo un paio. Se, ora, quando sono incomodo, inizia te il significato della pasquetta. Sto guardando Stefano perché sta cercando occhiali da sole. Il significato della pasquetta. Aspetta, aspetta. Deve vedere. Chi è? Tocci, ti richiamo tra due minuti. Va bene, guarda. Ben, ciao. Si sta andando. Ah, coglioni, sembra una lambretta. Vai. Oh, è bellino lui, eh. Se è bellino te, vai. Aspetta, guarda, te fa, ora te faccio vedere. Vai. No, il cappello, metti che si può guardare, guarda, amor di Dio. Mettili in questo. Come si fa? Con due rompicoglioni. Dai, avanti, andiamo avanti. Parla. Cioè, ti ho detto 8 volte, sei l'unico avvocato. Scusa, Leo. Niente, l'ho messo a posto. No, se mi va a attaccare anche una calcola sulla spalla, dai, che volevi dire? Ma come si fa a rispondere? Ma che volevi dire? Che volevi dire? C'è stata a Palleo? Te da quattro nove il significato della pasquetta, vai, per un avvocato. Vado a lavorare, guarda, te lo dico il significato, becchi a lavorare, vado a lavorare, ma basta, ma ci stieni, ma c'è, ma scusa, ma siamo per... che poi questi, ma fai l'auguri, vieni, dai, ma fa l'auguri di Pasqua, un cialtrone così, è tutto, è tutto in ordine d'altezza, in anni, in ordine, no, più lui è alto, in ordine d'altezza, lui è alto. Facciamo l'auguri seria, sì, tanti auguri ragazzi. Allora ragazzi, è Pasqua, auguri a tutti, è Pasquetta, non mangiate l'agnello per cortesia, ma mangiate la nana, perché la nana, lui l'ha già mangiato l'agnello, perché la nana, lui l'agnello, lui è l'unico che fa come i boa, l'agnello lo piglia, lo ingolla intero e poi aspetta che i succhi gastrici facciano il suo. Guardate, c'ha un agnello, infatti se senti fare, ancora è vivo, apri la bocca, fa vedere, apri la bocca, c'è il capo dell'agnello. Ti ricordo che la nana è muta. È vero, è vero. Simpatico, no, è simpaticissimo. Levati dai coglioni, allora che sei, sei penoso tra persone serie. Ragazzi, noi, io e Maurizio vi facciamo tanti auguri di buona Pasqua, ci scusiamo, e dovete capire che noi ci prestiamo a queste cose con questo, anche perché non trova nessun altro con questo personaggio, perché abbiamo deciso di fare questa forma di assistenza sociale. C'è chi ovviamente va negli ospedali, c'è chi presta assistenza domiciliare in casa, noi prestiamo assistenza a Leonardo socialmente utile. È un lavoro socialmente utile, ci mettiamo la faccia, Leo ci mette il culo, perché ha la faccia come il culo, sta facendo dei versi alla Rita vergognosi, è un uomo ormai alla deriva, niente. Quindi gli auguri sono soprattutto per Leo, per una pronta ripresa, perché è veramente nella via del non ritorno. Buona Pasqua a tutti. Ecco.